was Christmas Eve, babe. And su questa scultura, innanzitutto è un bel pezzo che se ne sta parlando. L'idea nasce da Rinaldo Villani, che è qua alla mia sinistra, di fare un monumento al partigiano che rappresentasse e che fosse posto, insomma, a Bardalone. Poi insomma, in fondo la collocazione ci è sembrata migliore questa. Voglio dire semplicemente che la pietra è una pietra che resisterà più di noi. È una pietra serena che viene dalla cava di Vellano e è stata scolpita a taglio diretto, cioè senza modelli, quindi direttamente partendo dal blocco come facevano gli antichi, insomma. L'abbraccio vuol dire anche questo, perché può darsi che sia un'estensione del significato iniziale che io avevo voluto dare alla scultura. Il significato iniziale era quello di un ferito trasportato da un altro. Il ferito è la figura di sinistra. Se si guarda un po' il viso forse si può vedere un'espressione un po' sofferente, però giustamente è stato detto appunto da Scarpetti che poteva essere anche un abbraccio, infatti è anche un abbraccio di solidarietà, di amicizia. Infatti la guerra è guerra, è stata guerra, ma è stata anche amicizia, è stato un momento di incontro, di ritrovo, di... e forse una delle prime cose libere che questi ragazzi di allora hanno fatto. Niente, volevo finire subito ringraziando tutti, anche chi mi ha dato la fiducia di fare un lavoro così grosso, è il più grosso che ho fatto. Grazie. Adesso, prima di passarti la parola, vorrei qua Vinicio Betti, che è appunto l'autore della targa che abbiamo appena scoperto, che cita qui ricordando il popolar cantore che lieto ogni anno a improvvisar venia al cospetto di voi versi d'amore. E con queste parole ti passo il microfono. Buona svelta. Quando Silvio mi disse di fare una targa a un poeta, io fui molto contento, come sono molto contento oggi, perché qui si vive in un ambiente di poesia, un posto dove la musica stessa è poesia e anche la gente che siamo qui ora siamo permeati da questa cosa, perché il posto poi ci aiuta. E io sono convinto che è meglio fare le targa poetiche a generali. Voglio dire, ci siamo in Italia 20 piazze dedicate a Cadorna, è stato uno dei grandi macellari, senza voler polemicare. I poeti invece hanno portato della bontà, dell'amore, dei momenti di commozione anche, sì, che io direi che sarebbe meglio farli più targa a loro che non a altri personaggi strani, di cui oggi il mondo appunto è pieno di targhe. Beh, vi dico soltanto, la pietra è buona. La pietra è buona, è geniva, non la mangia neanche il gaccio, perché qui il posto, insomma, quando nevica nevica davvero sicuramente, e quindi dovrebbe durare un po'. Se poi tra 200 anni, 250, c'ha bisogno di un ritocchino, un colpo di voce, se no chiamate loro e vedrete che gli si darà un ritocchino. Vi ringrazio tutti. L'incontrarono in un bar, lui le offriva un caffè, lei voleva un fernet, Monet, Miró.